ragazzi, ci siamo. Io ho l'entusiasmo, la gioia, il privilegio di presentarvi un parterre così prestigioso. Questa sera Federica Angeli presenta per la prima volta ad Ostia il suo libro A mano disarmata, con la presenza di Flavio Insinna e Claudia Girini. Io mi presento, Maria Arena, sono la vicepresidente dell'associazione Noi e noi siamo orgogliosi, felici di far parte di questo gruppo fantastico che ci sta provando con tutte le sue forze, le sue pochezze, le sue indecisioni. Siamo qui perché ci crediamo, perché una donna come Federica Angeli che dice ma se una donna come me, una persona normale che una mamma di famiglia con tre figli può farcela, ce la possiamo fare tutti. Noi abbiamo raccolto questa sfida, siamo un gruppo diversi, io insegno, altri fanno altri mestieri e ce la stiamo mettendo tutta per riuscire a lavorare su un territorio, per cercare di ricostruire un tessuto, per ricostruire, dare un senso di comunità, di partecipazione. Federica rientra dopo aver conseguito il premio Estense 2018, ieri sera, l'ennesimo premio, un premio prestigioso. Ha gareggiato con finalisti del calibro di Galli della Loggia, di Ezio Mauro, di Franceschini, e lei ce l'ha fatta perché la sua storia è vera, una storia autentica, e noi siamo qui per ascoltarla. E io del mio piccolo vi presento i nostri ospiti, Flavio Insinna, che tutti conoscete, Cavaliere della Repubblica. Andava detto. Claudia Girini è scomparsa, va benissimo, assolutamente. E io oserei dire la musa di Carlo Verdone, Claudia Girini, quindi non ha bisogno della mia presentazione. E poi, che dire, voi sapete che la storia di Federica Angeli avrà un libero adattamento, quindi sarà tratto un film di cui Claudia Girini sarà protagonista per la regia di Claudio Bolivento, poi magari ve ne parleranno loro. Io vorrei però, prima di cedere la parola alla carica travolgente di Fabio Insinna, che lui no, la carica anche la sua, io vorrei ringraziare la Regione Lazio per aver concesso il patrocinio, il municipio di Ostia, vorrei ringraziare gli amministratori giudiziari di questo luogo, del village che è stato restituito come bene comune, quindi Francesca Sebastiani e Angelo Oliva, hanno fatto un lavoro magnifico. Vorrei ringraziare gli uomini della scorta, che sono fondamentali, fanno un lavoro magnifico. Vorrei concludere, prima di cedere la parola, con le parole di Don Pino Puglisi: se ognuno fa qualcosa, si può fare molto. Grazie. L'anno prossimo compriamo due microfoni, porto i nostri, ma giù, se capisce che siamo una legalità perché ce n'è uno solo, quelli che se ce n'avamo 10 vuol dire che già qualcosa non andava. Allora, bene, solo ma per, come dire, per giustificare, siccome uno c'ha sempre paura di rovinare le feste degli altri, io ho cominciato, dice perché tu e non un giornalista, perché io non faccio quello, faccio altre cose, intrattengo, cioè faccio lustrini e pagliette, qualche telefilm e qualche film bello con Claudia, poi vivo di espedienti, ma tutto da incensurato, lo volevo dire alla scorta, Marangio, ma sempre nell'ambito della legalità. Infatti il libro me lo so comprato, perché secondo me la legalità comincia dalle piccole cose, dice te lo mandiamo, così dico no, me lo compro. Oggi mamma, sapendo che venivo, dice sta attento,
tutto. Io beh, Dio mi daranno una mano. Dice, me lo compro pure io. Dico, ma in caso te lo tieni per ricordo. Dico, sì, no. La cosa è questa, io a un premio indegnamente a Bari, vedo arrivare da lontano la scorta, questa signora, dico, oh, hanno invitato Charlize Theron a Bari. Dico, col marito arrivano sti due fotomodelli fighissimi e poi capisci che è Federica. Siccome io la seguo da tantissimo, non so tecnologico, l'unica cosa che fa, mi hanno insegnato a premere su Twitter il cuore, oppure ma va a morire, così. E lei tutto è. Comincio a leggere le sue cose, la sua battaglia solitaria, perché lei c'ha... Cioè, se fossimo in un'altra epoca e Claudia ancora fosse nei pensieri dei suoi genitori, lei sarebbe interpretata da Anna Magnani, perché è l'onorevole Angelina, perché se fosse americana sarebbe Julia Roberts in Harry Brockovich, Il coraggio della verità. Ma sarà in maniera straordinaria interpretata da Claudia. Per dire, in quel premio io ho fatto un piccolo errore. Io ho detto... Io te stimo molto e lei te tira nel suo mondo e sei dentro al mondo di Federica Angeli. Bravo Gagliardo, verrai a Ostia, mi aiuterai, farai. E da lì la tua vita non è più la stessa. E dico, va bene. Dico, vabbè. Lei non è che dice, ma io forse... Io oggi fino a mezz'ora fa stavo a Domenica Inna a fare le cose, non è che mi viene, dico no, ma che... Mi sono catapultato in macchina, sempre rispettando i limiti, loro dire. Sempre con le cinture allacciate. Mamma mia, non ridono mai. Bene, hai una scorta straniera? Ah, ho capito, ho capito. Poi ti chiederò il rapporto con loro, perché io mi sono fatti i conti, più di 5 anni se diventa una famiglia. È quello, infatti l'applauso veramente è a loro, perché ho pensato, dico, e vai a casa, riporta, esci, aspetta, e uno parla e commenta, no? Commenta il derby, no, vabbè, quello. E poi dopo. Allora, e quindi dici, vieni, dici, non da giornalista, da persona che cerca di, appunto, di vivere meritandosi quello che ha e cercando di dare una mano, perché come dice Berlinguer ci si salva tutti insieme, da soli sto paese non va da nessuna parte, tutti insieme, è solo quello. Ma al di là del segno politico, se volete dici, ah, guarda, ve lo dico con un proverbio africano, così, no, beh, che desti tempi. Mio padre era siciliano, sai che ci frega, siamo arabi, normanni, dominati, sono passati in 30.000 e eccoci qua. E gli africani dicono, se vuoi vincere corri da solo, e mi sembra perfetto per il noi, se vuoi arrivare lontano devi correre tutti insieme, come dice Federica e l'associazione alla quale mi sono iscritto, pagando sempre perché lo schifasse, se no non te lo danno. Ed è noi, ed è questo. Allora all'inizio, siccome Federica anche nel racconto del libro ha grande affetto per le persone, non dice, cioè capisce la paura degli altri, la sua, quella degli altri, perché come diceva Sciascia, cioè dov'è lo Stato? Lo misuri con la presenza dell'ultimo carabiniere che vedi. Se lo Stato non è che non c'è, lo Stato fa fatica, perché dovrebbe essere ovunque in un paese così faticoso come il nostro. E si ha paura, cioè mio padre viene da un paese, è venuto a fare il medico a Roma, da un paesino a 2 passi da Corleone, non è stato semplice, nonno aveva in classe i figli dei latitanti, quindi è un mondo che un po' conosco. Allora uno che fa la propria piccola popolarità la deve mettere al servizio di queste cose, altrimenti appunto non è un noi, è solo io, e Calvino diceva che io, il pronome personale, in realtà è un pidocchio, è il pidocchio del discorso, se no vedi accendono le luci, io e te rimbambisci, e invece è noi, e invece il mio sogno appunto è di un paese migliore, grazie a questa signora. Aspetta, se no tanto non mi devo presentare, non c'ho le primarie da fare, quindi non serve un applauso, grazie. La cosa che, una di quelle che mi ha colpito, e siccome è una chiacchierata, è una serata veramente tra amici, e credo che questo sia una medaglia pazzesca per Federica stasera, io sono saltato dalla sedia quando vedo passare Federica che dice, annullo la presentazione del libro Ostia. E gli ho detto, ammazza, dico, io pensavo che sta donna fosse coraggiosa, dico, ma c'è anche la testa, se pensate alla scena di un film, no? Tu pensi di avere dietro di te una città, il tuo paese, ti giri e non c'è. E ho detto, accidenti, che coraggio. Ecco, ma poker, gira la carta e vedere chi ce l'ha più alta. Io partirei da là, perché il fatto che invece stasera, insomma, lo racconta questa atmosfera e l'affetto che avete per questa donna straordinaria, io partirei da lì perché per l'ennesima volta ha avuto ragione lei. Ripeto, non è il problema, dice, la paura, ma non è facile, nei film va come deve andare il copione, nella vita siamo persone, come dire, con le nostre debolezze, con le nostre paure, stando insieme si vincono. Federica
ci ha ricordato questo, probabilmente ce l'eravamo dimenticati. E io adesso mi taccio, io partirei da là, da quel giorno che poteva sembrare una sconfitta, invece per l'ennesima volta hai avuto ragione tu, e questa invece è la tua vittoria. Comincerei da qui. Signori, per favore, abbiamo un po' il timore per la scala che è di legno. Se potete scendere, ci fate una cortesia, avanzate un po' chi sta sotto, perché abbiamo un po' il timore anche qui, se potete venire un pochino avanti forse. Grazie mille, grazie. Allora, buonasera. Grazie di essere qui e di avermi dimostrato che ne è valsa la pena. È una domanda che mi hanno fatto in mille interviste, è una domanda che mi sono fatta tantissime volte in questi 2000 giorni, oggi sono proprio 2000 giorni, ne vale la pena, vado avanti, mollo. E arrivare a oggi e avere la conferma che ne valeva sì la pena, perché? Quando sui social Repubblica mi toglie a un certo punto di questa vicenda, di questa mia lotta, il caso Ostia, per tutelarmi e per proteggermi, e io lo vivo malissimo e lo racconto in questo libro, mi sento un po' messa da parte, mi sento un po' un'opera incompiuta, ho iniziato a fare un'inchiesta, mi tolgono il caso, io non sono una di quelle giornaliste a cui piace fare lo scoop fine a se stesso, sollevare un caso importante come quello di Ostia e della presenza di mafia romana in questo territorio aveva un senso, e il senso era vedere la fine, vedere se le parole che mi hanno guidato, accarezzato in questi anni, dato forza e coraggio di Falcone, che diceva la mafia è un fenomeno umano e come tale ha un inizio e una fine, era vero, io volevo vedere la fine. E quindi apro le pagine social e comincio ad avere tantissime persone che mi seguono, che mi incoraggiano, che dicono vai Fede, vai così, e questo è il motivo per cui negli anni io sono andata pochissimo in televisione, perché non volevo perdere, non volevo che la televisione creasse, cosa che poi è scientificamente provata con la simpatia contagiosa di Flavio, delle distanze tra me e le persone, che le persone potessero in qualche maniera vedermi come un personaggio e quindi smettere di avere una relazione con loro e demandare a me il compito di fare, continuare a fare contro la mafia. E quindi mi ero illusa in questi anni dove la gente mi incoraggiava sui social che tutti fossero oggettivamente con me. Il giorno del processo, dell'inizio del maxi processo contro gli Spada, nell'aula bunker di Rebibbia, il 6 giugno scorso, entro e dico mamma mia, fammi andare un po' prima perché ci sarà la ressa insomma in quell'aula, entro e c'erano soltanto i parenti di Spada, non c'erano le vittime degli Spada a costituirsi parte civile, non c'erano i commercianti di questo territorio, alcuni commercianti di questo territorio che per anni hanno accusato me di essere il diavolo, colei che aveva messo l'etichetta in questo territorio di essere mafioso, non c'erano loro a costituirsi parte civile contro chi oggettivamente aveva creato il male in questo territorio, cioè i 32 Spada ora al 41 bis, e non c'erano neanche i cittadini che mi sembrava si fossero appassionati a questa guerra, a questa lotta. E quindi, visto che non ho diciamo un carattere facile, esco da quell'aula, seguo il processo, la prima udienza giornalisticamente parlando, e poi sui social, quello che era stato il veicolo per diventare amici e creare appunto un noi, una squadra, do il mio addio a Ostia e dico continuerò a fare le presentazioni del mio libro in tutto il resto d'Italia, un libro dedicato a questa cittadina, ma non lo farò a Ostia perché evidentemente avete scemi, avete illuso di girarmi e trovare un esercito al mio fianco, invece non ho visto nessuno. Quindi l'hashtag addio Ostia, cioè proprio sai quelle cose anche pathos, no? È stato un azzardo, perché i cittadini lì potevano dirmi senti, non è che ci puoi costringere, se ci va di venire veniamo, ma in fin dei conti. E invece ho ottenuto l'effetto che speravo. Dopo 4 giorni da questo post vengono sotto casa mia, prima 500, poi diventano 600, sotto il balcone, quel balcone da cui ho assistito nel 2013 a quel maledetto tentato duplice omicidio che nel giro di 6 ore, avendo testimoniato e non avendo chiuso la tapparella, mi ha portato a vivere sotto scorta, sotto il balcone queste persone sfiliamo tutti insieme fino alla piazza Gasparri, che è appunto il quartier generale di questo clan. Da lì è nata questa associazione. E da lì siamo arrivati a qui, a oggi.
quindi posso dire che ne è valsa la pena. Se te va. Ah, va bene, la lettera dopo. La lettera ce la teniamo come gran finale. Che pagina vuoi fare? Sì, no, non piangere subito. Se piangi, accendete le telecamere che fa share. Pianto, il pianto funziona se piangi, ma a favore di telecamere. Ecco, bravo, accendi che si vedano bene le lacrime. A me non mi presenti, non mi dici niente, non mi chiami, non mi chiedi niente. Dai, Allora, intanto ho abbracciato mentre ti aspettavamo, eravamo preoccupati, pensavamo che eri andata a rotonda da un'altra parte, non arrivavi. Allora, c'è il produttore di questo straordinario film. Sì. Eh? Sì, sì, va. Sì, io sono molto contenta. Vabbè, dammi il microfono. Perché io e Flavio siamo una coppia di fatto, siamo marito e moglie in vari momenti. Solo fuori per strada. No, non c'è bisogno di introduzione. Allora, Ostia siamo noi. Sono molto contenta di stare qua vicino a Federica per vari motivi. Io sono abitato a Ostia parecchi anni, ho passato insomma una parte importante proprio diciamo dagli 8 ai 15, insomma una parte bella della mia vita, sono molto legata a questo territorio, la mia famiglia sta ancora qua ed è forse un caso, ma io credo di no, che sono qua, mi hanno proposto questo libro. Che è successo? Non riesco a parlare. Se... Nelle serate importanti. Quando mi hanno proposto questo libro, Claudio Bonivento mi ha fatto leggere il libro, io ho letto il libro, stava uscendo in quei giorni, mi sono appassionata, questo è pochi mesi fa, ho conosciuto Federica e sono... è la prima volta, è nato un amore, è la prima volta che interpreto una guerriera dei nostri tempi, perché è molto, non è facile fare una figura storica, è più facile perché, ma invece questa volta insomma io sono stata chiamata a essere il suo alter ego cinematografico, sono molto contenta. Questa sera io sono qua perché volevo incontrarvi, volevo esserci, faccio parte ormai integrante di questa battaglia e lo sarò non solo adesso del film, per sempre e per forza. Grazie, ma lo farò. E quindi niente, stasera pensavamo di leggere alcuni momenti, vabbè ce ne sono vari in questo libro. Aspetta, lo leggo. Che dici questo? Un momento. Adri, buongiorno. Due pacchetti di Camel Silver. Eccoli. Il tabaccaio sotto casa mia aveva lo sguardo spento. In genere, quando ne compravo due confezioni insieme, faceva battute tipo «Hai deciso di smettere, vedo?» o «Fuma, fuma, ma che te fumerai?» Niente, o quel giorno aveva un'aria funerea. «Tutto bene, Adriano?» chiesi. «Diciamo che potrebbe andare meglio». Tu ricordati che sei una grande e che ti stimo tantissimo per il tuo coraggio. Sei un esempio per me. Cosa aveva? Cosa gli stava succedendo? Non volevo sembrare inopportuno o invadente. C'erano altri clienti e perciò evitai di fare ulteriori domande. Ma il 2 maggio sentii le sirene delle macchine della polizia che all'improvviso si fermarono davanti alla sua bottega. Un brivido mi corse lungo la schiena. Gli era accaduto qualcosa. Chiamai la centrale operativa della questura per raccogliere notizie, quello che noi in gergo chiamiamo il giro di nera, e mi dissero che non c'era nulla di rilevante, neanche a Ostia. Soltanto 2 giorni dopo la squadra mobile diffuse la notizia. Erano stati arrestati Carmine Spada e il suo braccio destro, Emiliano Belletti, detto Alvaretto, per estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso. Avevano chiesto il pizzo di Adriano, anzi peggio, col pretesto che, a loro dire, il mio tabaccaio non aveva giocato una schedina del Superenalotto lasciatagli in consegna da Alvaretto, schedina che, guarda caso, aveva vinto 100.000 euro. Ne pretendevano 275.000 per gli interessi usurari maturati in soli 4 giorni, secondo i calcoli di Carmine Spada. Il 4° giorno, dopo aver schiaffeggiato in strada Adriano, minacciato di morte, lui e i suoi figli,
e averlo letteralmente terrorizzato. Si erano presentati in negozio con un atto notarile. Firmandolo, il tabaccaio avrebbe dovuto cedere a loro non solo il suo esercizio, ma anche la gelateria gestita dal fratello. Questa è la mafia. Adriano però aveva trovato il coraggio di denunciarli e la polizia gli aveva messo microfoni e telecamere addosso. Così, al momento decisivo dell'estorsione, quello in cui i mafiosi pensavano di passare all'incasso, era scattata la trappola e gli Spada erano stati ammanettati. Un raggio di luce nella notte. Finalmente a ribellarmi non ero più soltanto io. Scrissi un post sulla mia pagina pubblica di Facebook in cui raccontai la storia, omettendo il nome del commerciante, e invitai i miei follower a scrivere lettere e messaggi che avrei recapitato alla vittima. Tutti avremmo dovuto fargli capire quanto il suo gesto fosse il segno della rottura di quell'omertà e di quella paura di cui per decenni si era fatta forte la famiglia Spada. Me ne mandarono a decine, scesi in tabaccheria e gliele porsi senza dire nulla. Lui scoppiò a piangere e mi abbracciò forte. Sei stato un gigante, Adriano, bravo. Se c'è stata una persona che mi ha ispirato e mi ha dato la forza, quella sei tu, Federica. Ci stringemmo a lungo, la rivoluzione stava cominciando e la felicità di quel sollevare la testa, di quell'atto che rompeva lo schema angheria-silenzio, mi aveva messo addosso una carica incredibile. Così si fa, comincia uno, l'altro ti viene dietro e poi il mondo si ribalta e si vince. Adri, ti porto anche il messaggio di un magrissimo amico avvocato, si chiama Giulio Vasaturo ed è illegale dell'Associazione Antimafia Libera. Mi ha chiesto di darti il suo numero, ti tutelerà gratuitamente. Giulio Vasaturo, la sua generosità è speciale, mi aveva chiamato non appena letta la notizia pregandomi di recapitare ad Adriano il messaggio della sua disponibilità. Voglio che si senta sostenuto, che chi denuncia non deve sentirsi abbandonato a fronteggiare tutto da solo. Digli che io ci sono. Per me c'è stato e c'è sempre. Ho avuto l'onore di averlo al mio fianco in aula nel processo nato dalla mia denuncia contro la tentata violenza privata e le minacce per cui sono alla sbarra Armando Spado e Paolo Papagni. Oltre a essere un bravissimo avvocato, è una persona la cui intelligenza passa attraverso il cuore. Raro, davvero. Concludo. Il primo passo verso la libertà. Ecco cosa rappresentava la denuncia di Adriano per me. Sono convinta che se quella notte del 16 luglio 2013 fossimo andati in tanti, non soltanto io, a denunciare quello che avevamo visto, non avrei avuto bisogno della scorta, ma qualcuno iniziava a ribellarsi. Allora sì, avevo speranza di tornare libera a mia volta. Fede, ho sentito dell'arresto di Carmine Spada, mi chiamò Marco Occhipinti del programma Le Iene. Che ne dici se partiamo da questo per il servizio e poi tu ci racconti il resto? Lo abbiamo pensato così, sarà Luigi Pelazza a fare la Iena per quel pezzo. Sai come lavora e sai quanto è preciso. Quando cominciamo? Sono fuori per 2 settimane, appena rientro iniziamo. Anche se il programma finisce a giugno, prepariamo il servizio e poi lo mandiamo in onda a settembre, appena riprendiamo. Ottimo. Tra la fine di maggio e giugno girammo tutto il servizio, era venuta una bomba, 18 minuti di girato, proprio quello che ci voleva per riaccendere i riflettori sul clan Spada, che ormai aveva in carcere il suo boss con l'aggravante del metodo mafioso. A reggere tutti gli affari della famiglia era subentrato il fratello, Roberto Spada, indicato da vecchie ordinanze della DDA di Roma, appunto come il reggente dei clan in assenza di Carmine, quello che qualche mese prima mi aveva fissato al bar. Questo è un episodio. Leggeremo a conclusione con la lettera bellissima che è alla fine del libro. E, non so, ci sono tanti momenti. Poi il libro, devo dire, che è scritto in modo avvincente, appassionante. Forse tu non pensavi a un film. No, sinceramente no. No, non avrei mai immaginato. E tante persone, quando poi hanno letto questo libro, mi hanno proprio chiesto: ma è tutto vero? Perché sembra veramente un film, una fiction. In realtà è proprio tutto vero. Io che sono abituata, da 22 anni faccio la cronista, a raccontare i fatti degli altri, qui ho cercato di mettere dentro e di fare la cronaca anche delle mie emozioni, perché al lettore potesse arrivare la normalità di una scelta, la normalità di una vita che è cambiata improvvisamente e sono finita sotto scorta
ma nel giro di 6 ore, ma non sono un magistrato, non sono un politico, non sono un VIP, e quindi il messaggio che doveva arrivare doveva essere forte, e ho detto provo a mettermi in gioco raccontando le mie emozioni, e evidentemente, date anche i risultati ieri del premio Estense che a mano disarmata ha vinto, vuol dire che è un libro che arriva, ed è arrivato anche a Claudio Bonivento. Non so se è ancora qua, ma di là che sia più o no, il maestro Bonivento è un visionario, insomma lui vede prima, e tu lo so che per un attimo hai detto non eri proprio d'accordo che la tua storia diventasse un film, ma sei, cioè ci devi stare, nel senso sei un personaggio da leggenda. Ragazzi, ma allora ti posso dire, te l'ho anticipato prima, adesso ve lo racconto. Ieri pomeriggio indegnamente in una piccola riunione privata ero dal Santo Padre, quindi volevo dirvelo anche come speranza, se mi riceve a me, insomma c'è speranza, c'è voi, insomma voi, è veramente l'uomo del perdono e della tenerezza. A un certo momento, dopo aver ascoltato le nostre piccole testimonianze, ha parlato della maternalità, non della maternità, che so, voglio dire. Infatti io dopo sono andato a studiarmi bene i significati di maternalità, e mentre il Santo Padre spiegava di questa infinita potenza che hanno le donne e parlava della maternalità, mi si materializzava davanti, proprio perché poi ci sarebbe stato l'incontro di oggi, l'immagine della signora Angeli, perché a un certo momento il Santo Padre ha detto le donne con la maternalità si occupano del bene e del benessere degli altri che non sono necessariamente i loro figli, e a un certo momento ha detto una cosa straordinaria: sono donne che uniscono e creano ponti. E io arrivando qua, appunto facendo pure il ponte, quello lì da ricontrollare, facendo il ponte, ho detto questa signora ha creato un ponte tra Ostia e Roma e il resto del mondo, e la legalità è una speranza. E ripeto, ieri quando poi sono uscito, rimuginando e rimettendo insieme i pezzi delle parole preziosissime che ha detto il Santo Padre, io domani, al di là che sia una domanda che poi diventi spunto di riflessione, lo voglio dire a Federica proprio come omaggio, forse non te ne rendi conto fino in fondo di quanta bellezza, come diceva Peppino Impastato, sei riuscita a creare, a far nascere in un posto che invece dice andiamo a Ostia, e uno dice ah, però invece no, hai creato un ponte fatto di bellezza, di speranza, appunto di una vita che può cambiare per te, ma non solo per te, appunto il Papa dice maternalità, per tutte le persone che hanno voluto seguirti, te lo volevo dire proprio con tutto il cuore. Qualcuno vuole... No. È già notte, famo già notte. Signora, una domanda, io... Possiamo sentire le domande? Chiedo, si può ascoltare qualche domanda del pubblico? Dica. Provi che traduciamo. Io sento e dico. A parte che ieri ho puntato del piccolo testo di Ostia, in cui fai la prefazione. Ieri ha comprato il piccolo testo di Ostia dove Federica fa la prefazione. Parlo. Sì, vengo io, se no faccio io, non mi permetterei mai di mandare la signora Monti. Ma vabbè, io anche se c'ho un'età, buonasera. Buonasera, dottor Flavio. Stasera non c'hai i pacchi, però? No, ok. No, no, di Ostia. Dicevo che ieri ho comprato quel testo in cui c'è la tua prefazione, che finisci con una frase che per me, che so Ostia dal 59, mi ha colpito particolarmente. Ostia, nonostante tutto, ti amo e ti amerò sempre. Ma questo è per dire quanto colpisci nel segno quando tocchi il tuo e il nostro territorio. Il libro io l'ho finito una ventina di giorni fa, ero in vacanza. Era tanto che non leggevo un libro e sicuramente non mi sono quasi mai commosso a un libro. Ci sono 2 o 3 passaggi in quel libro, a cominciare da quando c'è stato il sequestro all'Orsa Maggiore, è lì che mi sono appassionato al libro. Ci sono 2 o 3 passaggi che fanno letteralmente commuovere. Io non lo so, la giornata di oggi, mia moglie è qui vicino, dice che mi sono innamorato di te, ma non lo so, però è proprio perché l'età me lo permette di dirlo, e
dicevo che la giornata di oggi è cominciata col desiderio di venire qui stasera e l'ho realizzato. Stamattina ti ho salutato mentre entravi alla pizzeria, stavo in tuta e ho detto se vedemo stasera. Il libro è una meraviglia, tu sei fantastica. Grazie. Complimenti e grazie, grazie di cuore. Claudio, siamo uomini e donne, per Federica c'è Claudio, deve essere una cosa seria, penso. Bene, grazie, no, signore, tutto a posto. Oh, guarda, andiamo, vedi che poi le cose nascono. No, che la gelosia. Claudio sposato felicemente con? Con Maria da 43 anni che stasera a casa te lo ricorderà. Facci sapere domani sulla pagina di Federica com'è andata e visto che siamo tra marito e mogli parliamone di questo super enalotto meraviglioso, perché non c'è solo Federica Angeli, giornalista, scrittrice, barricadera, passionaria, è una donna sostenuta ma anche con momenti di alti, bassi, racconti quello che vuoi tu, madre, moglie, sposata con Massimo, detto il tuo super enalotto, che sta dell'al concerto, che fatica, poi dice perché uno rimane single da mamma, bene, allora parliamone del super enalotto. Dunque mio marito è una persona veramente straordinaria e credo che pochissimi uomini sarebbero stati disposti a cioè, quindi parlo ancora meglio di lui? Vieni Massimo. Ed è, diciamo, stato sicuramente una figura fondamentale, non solo per la cura, l'amore che ha, insomma, per i suoi figli, dentro casa, è proprio un uomo, devo dire, ma per la sua forza. Immaginate, insomma, un uomo normale con le sue paure, con le sue gelosie, con i suoi ritmi di vita tranquilli. Ed è stato, come dire, quando ricordo appunto 2000 giorni fa, quando mi comunicarono che la mia vita sarebbe cambiata, che dal giorno dopo eravamo in pericolo e quindi dovevo avere una tutela, una scorta, andammo insieme in macchina verso il comando provinciale e ascoltando musica, lui mi riempiva di domande: ma che succede, ma che vuol dire la scorta, ma ora, ma che vuol dire carabinieri, polizia, ma che, dico amore non lo so, cioè nel senso non è che sono nata scortata, cioè nel senso vedo quello che vedi tu, insomma, no? E arriviamo lì, ci sediamo nella stanza del comandante e inizi a firmare una serie di fogli in cui praticamente dici addio alla tua libertà, per cui allora lei decide di rimanere a Ostia, ma certamente pare che lei non va via da Ostia e beh allora non può neanche uscire sul balcone di casa e deve chiedere sempre il permesso alla scorta, comunicare prima dove andare, decide la scorta dove lei si siede, in quale posto nel ristorante, non può aprire la porta di casa se fuori non ci sono i carabinieri e ad aspettarla, per cui noi cominciamo insomma a veramente come nei film, no? Che ti gira, ti ronza tutto intorno, non senti neanche più le parole, sai che devi firmare e lui dice ma scusate ma non si può fare come all'ospedale che uno firma per uscire, nel senso che dice che non danno la scorta, e loro e il generale naturalmente dice no, perché purtroppo nel giro di un mese e mezzo sua moglie ha denunciato insomma per due volte questo clan, cosa che in 40 anni non era mai stato fatto, vi rendete conto di come stavamo qui ad Ostia? E quando siamo usciti dal comando, dico, mi presentano i due uomini che poi insomma sarebbero stati al mio fianco 24 ore su 24 e dico va bene, allora ci vediamo, guardi, io abito in via Casana, dice una signora, forse non ha capito, adesso lei deve montare in macchina con noi perché lei può viaggiare solo su una, ma io sono venuta con mio marito, quindi io e lui ci guardiamo, ci abbracciamo forte e da quel giorno non giriamo più in macchina insieme. Vi potrà sembrare una cavolata, però mi manca molto stare in macchina con lui, ecco, è una delle tantissime cose che questo straordinario uomo ha sopportato pur di vedermi realizzare un sogno che era quello di questa serata insieme a voi.
Allora, questo libro... Vi volevo raccontare, poi insomma chi ha letto il libro lo sa già, chi mi conosce anche, a un certo punto noi arriviamo a casa, ognuno appunto sulla propria macchina, e naturalmente io tutto il tempo a piangere, durante il tragitto cerco di tirare giù il finestrino e niente, perché non si possono tirare naturalmente giù i finestrini di una macchina blindata, quindi io mi guardavo dietro, dico ma mio marito ci stava dietro, guardi dottoressa, noi dobbiamo andare a questa velocità. Per cui insomma arriviamo in due momenti diversi, io non arrivo subito a casa perché ero veramente una maschera che avevo pianto tutto il tempo, però decidiamo con uno sguardo di trasformare tutto questo in un gioco nei confronti dei bambini, perché a loro non poteva arrivare il peso della pericolo, della cattiveria che c'era piombata addosso. Del fatto che queste persone volessero comunque, potessero decidere della mia vita o di quella della mia famiglia in qualsiasi momento. Quindi appena entriamo a casa, complici, chiamiamo i bambini di là in sala e dico ragazzi tutti in sala che la mamma vi deve dire una cosa meravigliosa che ci è successa. Dai, ma che è successo? Dico allora, la mamma ha fatto un articolo bello, ma proprio di quelli proprio belli, 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 per cui il giornale per premiarla le ha dato due autisti. Madonna, ma dico, pensate, ogni mattina che apro la porta, tacche degli autisti sul pianerottolo. Madonna, mamma, allora sei importante. Dico, no, scendo giù alla macchina blindata che manco se uno per sbaglio spara, che arriva un... Vedete uno sparano? Dico così, tante volte uno, che ne so, ostia passi, ti spara, non succede niente. Mamma mia, mamma, se... E quello di mezzo, Alessandro, è quello un po' più figlio mio, mi guarda, fa una pausa e dice bella sta cosa, ma senti un po', ma tra quanti articoli ce la danno la villa? E dico amore, si comincia sempre con gli autisti e poi piano piano si arriva alla villa. E il gioco che abbiamo portato avanti è stato appunto quello di far sembrare che la benzina sotto la porta di casa ci ha fatto conquistare 1000 punti sulla lavagna virtuale, diciamo il cartellone virtuale come nella vita è bella per arrivare al carro armato. Noi ovviamente invece del carro armato c'era la villa, e quindi la benzina sotto la porta di casa, che naturalmente essendo qui bambini tutti voi sapete essere il gioco dell'acchiappa liquido, chi da ragazzino non ha giocato al gioco dell'acchiappa liquido, che la benzina che rimane fermo così, abbiamo vinto, non siamo esplosi, non siamo andati a fuoco, e questo ci ha avvicinato al giorno della villa. O quando Roberto Spada, quello della testata, insieme al cugino Focanera, e il nome è tutto un programma, ora io per carità, cioè nel senso non vorrei fare una caduta di stile, De gustibus non disputandum est, ma a mio avviso la bruttezza anche di queste persone ha reso anche complicato questo gioco, nel senso che non hanno proprio un aspetto rassicurante per cui tu dici vabbè è cattivo ma almeno è caruccio. Quindi quando i bambini li vedevano sotto casa fissi sotto il balcone a guardare a braccia conserte, a fare così, a fare così, a fare gesti, o uscivano dal portone e li trovavano, erano terrorizzati, mamma perché questi? E lui genio, in virtù della sua gelosia, dice ai bambini, ragazzi vi devo dire una cosa, io ero andata volutamente al bagno, dice mamma non so se ve ne siete resi conto, ho due spasimanti. E la piccola lo guarda, papà tranquillo non te tradisce, sei più bello te. E così è passata anche questa paura, diciamo. Leggo se vogliamo la parte diciamo finale, che è la parte più forse più commovente. Anche io mi sono commossa in varie parti, vabbè, io proprio l'orlo sono una. Sì, io mentre leggevo insomma, mi sono messaggiata, cercavo di far capire anche a Federica quanto avesse acceso gli animi dei lettori, io con l'idea poi nella mia testa di cercare di far entrare proprio nella mia pelle il più possibile di questa vicenda, di questa esperienza, di questa umanità travolgente, proprio perché poi avrei dovuto in qualche modo essere credibile. E quindi anch'io mi sono tanto commossa. C'è la lettera finale, lettera ai miei bambini. E la leggo perché è fortissima e perché insomma, credo che ci sia proprio poi il succo finale, anche perché Federica è una mamma prima di tutto. E poi chiudiamo, sì. Allora, cari Lorenzo
Alessandro e Viola. In questi quasi 2000 giorni sotto scorta, non so quanto ancora durerà, non ce n'è stato uno in cui non mi sia chiesta se fosse giusto farvi vivere una vita così. Perché ci sono cose normali che ogni bambino ha diritto di chiedere alla propria mamma, ed io, con un enorme senso di colpa, ho dovuto rispondervi un'infinità di volte no. Andare a prendere un gelato sotto casa in una calda sera d'estate, rincorrervi quando per strada gridavate all'improvviso «Prendimi mamma!», viaggiare insieme a voi con la musica a tutto volume verso la meta della nostra vacanza, accompagnarvi di notte all'ospedale quando avevate bisogno di me. No, sempre no, e ancora oggi dirvi di sì mi è del tutto impossibile. Quando un giorno leggerete queste pagine comprenderete più a fondo quello che la vostra mamma ha vissuto, e anche se nulla potrà più risarcirvi dei momenti di spensieratezza perduti, darete il giusto senso a quei legittimi no a cui tante volte ho risposto con le mie bugie. Non era il mal di pancia o la stanchezza il motivo del mio rifiuto di scendere a prendere un cono tutti insieme. La scorta era andata via e senza di loro non potevo uscire. Correre per gioco dietro a uno di voi in strada o in spiaggia significava dover far correre anche Angelo o un altro dei carabinieri che stava con noi, e non si poteva fare. Salire sulla macchina con voi o portarvi all'asilo ascoltando il nostro CD di Janis Joplin facendo la curva stupida non era possibile, perché era per me obbligatorio viaggiare solo e da sola su una macchina blindata. E quelle notti in cui siete corsi con papà al pronto soccorso, la manina allungata verso di me invocando la mamma, non potevo esservi accanto perché senza i nostri carabinieri non mi era consentito mettere il naso fuori di casa mai, notte e giorno. La mia vita era a rischio, erano sempre sotto casa nostra i cattivi e non aspettavano altro che un mio errore dettato dall'emotività. È stata dura per voi ed è stata dura, durissima, anche per me. A volte ho dovuto difendervi anche dalle mie paure e dalle mie debolezze. Ricordate quando vi capitava di bussare alla porta della mia camera e io vi respingevo dicendovi che volevo riposare o che stavo lavorando? Vi tenevo lontani dalle mie lacrime in quei momenti. Non volevo vedeste la mia disperazione, non perché ci sia qualcosa di male a piangere, anzi le lacrime aiutano a liberarsi dai mostri, ma quello che usciva dalla mia anima nei momenti peggiori era un mostro troppo grande per mettervelo davanti, piccole creature della mamma. Volevo vi sentiste sempre al sicuro, mai sconfitti, mai avviliti, mai intimoriti. Quell'angoscia non doveva sfiorarvi, il male non doveva neanche accorgersi di voi. Sapete, in quegli attimi struggenti ero consapevole di cosa e a quanto stavo rinunciando, e sapevo che il tempo non si ferma e non restituisce nulla, che tutti quei momenti con voi li avrei persi per sempre. Chissà, magari quando da grandi avrete sfogliato queste pagine e questa lettera, i miei no vi torneranno alla mente. Ecco, mi fa piacere che qui, assieme alle mie parole di amore per voi, possiate trovare anche le mie più profonde scuse. Non sono stata la mamma che avrei voluto essere e dei meravigliosi bimbi come voi meritavano. E che dei meravigliosi bimbi come voi meritavano. Eppure non ci crederete, ma è proprio nei vostri luminosi sorrisi scanzonati, nella purezza dei vostri occhi, nella tenerezza dei vostri abbracci, nella leggerezza dei vostri capricci che ho trovato la forza di oltrepassare il terrore di non essere compresa da voi, o il rischio che da adulti avreste potuto ricordare solo i miei no e non i miei sorrisi. Non sta ai figli capire i propri genitori e non vi chiederò di farlo mai. Quello che vorrei vi rimanesse di tutto il nostro gioco contro la mafia è il camminare a testa alta, sicuri, fieri, orgogliosi, orgogliosi di voi. Avete sopportato tanto, talvolta senza neanche rendervene conto. Sono certa che tutti e tre oggi avrete raggiunto la capacità di volare alto e che le vostre ali, che ho cercato di far crescere robuste, vi permetteranno di guardare il mondo da un'altra prospettiva. La libertà a cui ho rinunciato io è quella che consegno nelle vostre mani. Libertà di scegliere cosa essere, cosa fare, da che parte stare. Scegliere. È tutto qui il segreto della vita.
Il mostro contro cui abbiamo combattuto è un gigante enorme, peggio di tutti gli orchi e i cattivi delle favole che vi ho raccontato. Ma l'incubo delle catene che ancora oggi, mentre scrivo, non mi lasciano libera di passeggiare mano nella mano con voi, senza nessun altro intorno, si è trasformato in una favola. La più bella favola che mi potesse capitare, perché al mio fianco c'eravate voi e quello straordinario uomo del vostro papà. Nello scegliere un papà forte, bello e perfetto, sono stata brava, ammettetelo. Cuccioli miei, la vita vale la pena di essere vissuta fino al midollo, raccogliendo le emozioni che ci dà, rialzandoci quando qualcuno o qualcosa ci butta a terra, combattendo per una causa che ci appassiona, sbattendo la testa al muro per la disperazione e ridendo a crepapelle degli istanti magici che ci capitano. Volate alto, Lollo, Ale e Viola. Mi avete insegnato che ne siete capaci. Il mio sguardo vi seguirà fino oltre le nuvole e se fiuterò una caduta sarò pronta a evitare l'impatto più duro. Sarò la vostra nuvola invisibile, sempre pronta ad asciugare le vostre lacrime, ad accarezzare il vostro volto, a ricambiare il vostro sorriso e a ricominciare un nuovo capitolo. Voi lo avete fatto con me, spazzando via tutti i pianti che non avete visto, sempre, tutti i giorni. Affronterete tante paure e tante difficoltà nella vita. Le supereremo tutte, come solo noi, tutti insieme, sappiamo fare. Perché la vita è una sfida irrinunciabile e noi siamo pronti a giocarcela fino alla fine. Vi amo, la mamma. Due sempre, come Chiari Trento. Ecco, beh, no, dico, sembra una serata de... se c'era la D'Urso, cioè, facevamo piangi piangi. Allora, vuoi salutare? Allora firmiamo le copie, facciamo... Allora, per lasciarci, allora veramente grazie Claudia, grazie. E veramente, ecco, però una cosa, per passare dalle lacrime al sorriso, perché poi l'avrete scoperto sicuramente molto meglio di me, se piange, se ride, gioia, cioè le... e se ride pure in maniera nervosa quando non vorresti ridere. Allora, per tornare al sorriso, c'è un'immagine forte e violenta, che sarebbe già violenta usata per un uomo, quando a Federica dicono te toglieremo il sorriso, usata verso una donna, vabbè, è una roba di vigliaccheria straordinaria, però nessuno le toglierà il sorriso e lei continuerà a sorridere, virgola, stasera è facile, ci sono gli uomini dello Stato, c'è il mare, c'è l'aperitivo, le foto, i libri, la firmacopia, la musica, è facile, il sorriso di Federica da domani, ogni giorno, perché lì la sfida è là, la maratona è tutti i giorni, il suo sorriso non si spegnerà mai se non la lasceremo mai sola. Grazie a tutti.